Bentrovati amici dell'edicola di Mister Pirogatto e Paolo Torci. Il nostro solito appuntamento del venerdì per i pronostici, ma Mister c'è tanta carne al fuoco dato la grande audience della scorsa puntata. Eh sì. C'è stato un grosso dibattito in quel di Raffalali. Mamma mia. Mamma e mia. Il tuo amico. Devo chiedere scusa perché Roberto e Mimmo mi ha chiamato infuriato perché io penso, no, io non dico giustamente, è stata una mia sensazione, una mia impressione su un'intervista che ha rilasciato Mimmo nel post partita contro il Mazzara. Io avevo avuto questa, per carità, io non è che dico che è giusta, ho avuto la sensazione che dicesse qualcosa a Renato Maggio, però mi ha chiamato, io dobbiamo dire le cose certo. Come stanno, mi ha chiamato Mimmo graziosamente, no, perché era infuriato e dicendomi che lui non voleva assolutamente, non si riferiva assolutamente a Renato Maggio e quindi, però io dico una cosa, siccome questa, noi abbiamo questa intervista, abbiamo ritrovato il contributo, però, attenzione, io non, così non sono io, cioè chi, magari molti non la conoscono, così io effettivamente devo chiedere scusa a Mimmo, chiedo scusa, però facciamola sentire per correttezza, perché magari uno sembra che le cose se li sogna la notte, la facciamo sentire e dopodiché poi ognuno può pensare quello che vuole, può... Allora facciamo una cosa, facciamo sentire il contributo. Perfetto, tanto è piccolino. È piccolino così e poi ritorniamo così. Dai, vai con il contributo. Ok. È un campionato strano dove ci sono delle squadre veramente fortunate, che stanno fingendo dei risultati secondo me non consoni né a quello che fanno in campo, ed alcune di queste l'ho incontrate, anche squadre che veleggiano nelle posizioni alte della classifica. Noi, ripeto, paghiamo le molte ingenuità dato per l'età giovane, però il mio non è un vanto di sfida, state sicuri che il Raffadali non lo vedrete in questa posizione. Quando finirà il campionato ci riprenderemo e sicuramente lotteremo comunque per mantenere la categoria. Il mio è un augurio, ma è sicuramente anche quasi una speranza e una certezza. Ecco, mister, intanto facciamo anche noi questo augurio a Raffadali perché avete giocato bene a calcio oggi. Secondo lei questo Marsala invece in quale zona della classifica potrebbe stare? Il Marsala, beh, sicuramente da quello che ho visto finora io, almeno dico per come l'ho vista qui in casa, una squadra superiore ad alcune che, ripeto, veleggiano in certe posizioni classifiche, mi viene da sorridere. Scusi, riferimento al Camerat? No, non faccio nomi perché potrei anche, per carità, che qua ormai abbiamo esasperato il calcio che sembra un'offesa d'onore dire qualcosa di vero. Io sono stato sempre vero, non ho avuto mai peli sulla lingua, attenzione, la verità in quello che si vede. Nella vita ci sono uomini fortunati e uomini meno fortunati, sono squadre fortunate e squadre meno fortunate, e nel calcio ci sta pure questo. Secondo me quest'anno come non mai è una componente fondamentale. Ripeto, io ho visto un po' certe squadre e dico pure che non giocano al calcio. Allora mister, abbiamo sentito diciamo queste parole di mister Bellomo. Risentendole di nuovo. Può lasciare spazio a fraintendimenti? Cioè, Mimmo, fraintendimenti. Non lo so, però io do per buono, attenzione, io do per buono quello che mi ha detto Mimmo, perché allora Mimmo mi ha detto, dice, io ho due Renati nel cuore, Renato Zero e Renato Maggio, perché abbiamo fatto un corso assieme, siamo amici, siamo come fratelli, e io lo so, perché io lo so che siamo tutti un gruppo di amici, un po' di amici, però alle volte sai, magari
Ma è come quando si gioca a carte, si gioca Pensaci. a carte, allora le parolacce che ci diciamo, tu non sai giocare, tu devi... quindi magari può scappare qualche cosa, però Mimmo ci tiene a Renato, No. come tiene a Renato Zero, che è stata la sua vita, e ha voluto... Comunque, è a voi a casa, diciamo. Anche che lui dice che comunque l'ha incontrata questa squadra, queste squadre Sì, allora, se non si dell'Oest. riferisce allora al Camera strettamente, però scusa, analizziamo allora le partite Ma proprio. vabbè, salvo, mica tu ti sei scritto pure le partite No, scusami, del... allora analizziamo, perché se si parla di fortuna, squadre fortunate, sfortunate, Ma vabbè, comunque sia. sicuramente ci sarà, beh, qua è il cammino Il trend è stato in del... crescita fino alla partita di domenica scorsa, questo Non sicuramente. riesco a capire qual è la squadra a cui si riferisce Mimmo, però non voglio andare a cercare il pelo Scusa, nell'uovo. un attimo, veloce, dai, 12 partite, noi ci siamo 2 secondi. Allora, con la Folgore, la prima giornata perde 2-1. Vabbè, prima la partita d'onore. Quindi, poi ospita il Rocca, perde 2-1. Può essere che magari è stato fortunato il Rocca, perché il Rocca è pure in testa alla Quindi classifica. può essere che sia Può poi... essere che sia fortunato il Cioè, Rocca non penso comunque. che poi 3-4-1 ci No, sia vabbè, molta che fortuna, poi tipo, c'è quindi stato con 3 Parma,4. No, Vall'Alcamo e quello non penso, Campobranco, quindi penso... 4-1, Cioè, non dico, non penso che sia penso che... fortunato. Va. San Catanzese 2-2, gli dava un punto, gli porta Vabbè, la via... San Catanzese mica è in alto la Appunto, classifica, quindi non quindi... sta parlando di lei. La Leonfortese 2-0, ma Leonfortese penso va più nel Leonfortese professore di non si mezzo. può dire che la Leonfortese non gioca a calcio, perché se c'è una squadra che Che gioca a gioca era calcio è la Leonfortese? Leonfortese, indubbiamente. Con la Mazzara? No, poi c'è No. Raffadala... E appunto, la volevo saltare questa. Raffadala Cosa te la saltiamo. succede? Allora, dai, allora invece ci ritorniamo. All'ottava giornata, il Raffadali ospita il Camera. E io mi ricordo effettivamente che il Camaret è stato molto fortunato a Questo è Raffadali. Ecco carità. perché io ti chiedo, ti ripeto, io ti chiedo scusa Mimmo, perché non, lungi da me fare parole. Io mi ricordo che quella partita il Camaret è stato molto ma molto fortunato. Quindi pensavo che ti riferissi a questa partita. Poi per il resto, Poi sono non, risultati positivi, bellissimi, scusa. Mazzara, 1-1 a Mazzara, 1-1 col con la Propavara, ha Propavara, vinto con la Riviera Marmara. e poi quella con Massara, poi non ci sono più partite, però voglio dire, io ripeto, voglio chiuderla No, lì, ma... perché io penso che poi ognuno si fa l'opinione che vuole. Io mi proprio metto una pietra sopra questo, avevo pensato male, nel senso che io Però mi anche il quello giornalista che gli ha... pure avevo pensato male, però dico, perché effettivamente Raffadali, Camera, c'è stata una partita molto ma molto fortunata da parte del Camarte, però alla fine non c'è niente di male. Perché Camera se avesse intesa che sia tutta questa fortuna... Cioè, dico, non è che poi No, sia no, così vabbè, allora, fortunato io. qua un po' di fortuna, cioè, ma la fortuna aiuta gli audaci, anche l'Inter era fortunata, Per e carità. la Juventus fa 2 tiri in porta e fa gol, ma essendo una grande squadra, per carità, se no ci tiriamo Sono pure le mie queste. e quindi chi è in testa comunque è fortunato, se no non può essere in testa, se non si ha quelle... Pizzico. Ma anche tanta fortuna, non puoi stare in testa. Quindi Però Renato Maggio, lo dico io, Mimmo, Renato Maggio in questo momento è bravo e fortunato, se no non può essere in testa. Quindi detto questo, me chiudiamo. ne assumo io le responsabilità. Mimmo, io ti voglio bene, speriamo, ho promesso, mi ha chiamato pure Pietro Liberti che ci segue, Anzi, un saluto perché proprio è un, un nostro appassionato guarda, ci ha sostenitore. fatto dei complimenti incredibili. Io Pietro lo voglio bene, anche perché ci dice cose belle, quindi come diciamo le cose brutte, ci ha chiamato e mi ha detto che dobbiamo andare a trovare a Mimmo durante la settimana, vediamo un suo allenamento e così ci baciamo e andiamo a mangiare La documentiamo assieme. E pure questa infatti, cosa con l'invito. dai, ciao Mimmo. Comunque. Andiamo avanti e cominciamo veramente a lavorare sul serio, quindi con i pronostici, dato che abbiamo chiuso questa querelle. Partiamo subito la partita che al momento dà più lustro, diciamo, a questa giornata del girone A, Campofranco-Alcamo. Campofranco, sono i due opposti che si incontrano, un Campofranco che viene da una sconfitta Indecorosa, indecorosa, perché non ci sono altri perché aggettivi, dico non, non... quindi deve immediatamente far dimenticare la trasferta di Palermo. E mentre incontro un Alcamo, comunque che anche... Oddio, tanto opposto, no, però c'è un discorso che l'Alcamo comunque raccoglie dei punti. Sì, questo è Quindi, vero. nonostante le prestazioni non sono di quelle ottimali,
riesce a, ecco, se si parla di fortuna, anche l'Alcamo sta avendo parecchia nei fortuna. Nei minuti finali avrebbe più fatto. Sta avendo parecchia fortuna, quindi aggiungo al Camaras e ci aggiungo anche, io aggiungo io, l'Alcamo nelle squadre che stanno avendo un po' di fortuna e quindi sta acchiappando dei risultati che sembravano insperati. Incontra un Campofranco assetato di sangue, però devo dire che anche a Campofranco, come abbiamo detto per le altre squadre, perché io sì, tutti sanno quanto io sono amico della squadra della società del Campofranco, però anche a Campofranco ci sono degli allarmismi economici, perché questa è una notizia, questa è una notizia, e bisogna vedere, si sta regolando il budget, non ci sono più i budget degli anni precedenti, quindi si cerca di regolarizzare, di pianificare. Pianificare che vuol dire che va via qualcuno? Andrà via qualcuno, anche perché accompagnato da una prestazione magari a te, perché magari tu prendi Messina e ti aspetti che Messina ti fa 3 gol a partita. È un giocatore Messina, è un ottimo giocatore, è un professionista, però non sempre si può fare, si possono vincere partite da solo. Io sarà Messina, sarà qualche altro, comunque ci saranno dei cambiamenti, perché bisogna equilibrare quelle che sono le entrate e quelle che sono le uscite, perché Campofranco è una società seria, ma che mantiene gli impegni, è gestita da gente, da imprenditori che sanno fare il bilancio della propria azienda in una maniera sana, e come gestiscono l'azienda, gestiscono anche la società, perché se hanno un impegno lo hanno sempre mantenuto. Siccome le entrate devono essere equivalenti alle uscite, ci sarà qualche quindi ritocco. Aspettiamoci una bomba, però nell'ultimo minuto. Comunque il Camposanco ha una rosa abbastanza, certo, però dico, sai, io se devo rimanere qualcosa mi aspetto che vada via un big, non è che mi aspetto che vada via il contorno, ecco. Sì, qualcuno oneroso, secondo me, è giusto, secondo me andrà via e si farà una pianificazione, quindi bisogna vedere come il proseguo di questa società, perché guarda, si è arrivati troppe spese. Io non voglio giustificare il Campofranco, però troppe spese. Si lamenta Burgio per quanto riguarda le tasfette, le cose. Il Campofranco è da 3 anni che fa questa vita, perché un campo, giustamente dice Burgio, io quello che pago di campi, le altre società gli fanno una stagione e pagano i giocatori. Quindi effettivamente sono dei costi veramente onerosi che una comunità non può sostenere. Quindi finché non sarà fatto il campo, i tempi sono quelli che sono, e il Campofranco è alle spalle di pochi imprenditori. Mi hanno chiesto di fare un appello ai tifosi di andare al campo, perché anche i tifosi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Sì, però voglio dire, tipo, ci sono piazze loro che dovrebbero cioè, è impressionante che al campo proprio si vanno a divertire ogni volta che vanno. Sì, ma a... c'è il problema del campo, vanno si organizzano magari, invece di andarci con le macchine si organizzano in maniera diversa, fanno una spending review, si organizzano tutti insieme. Salvo una partita casalinga, cioè non una tasfetta, già una famiglia, per dire, ti ricordo che il biglietto a Campofranco è 10 euro, qua mi sembra un po'... c'è crisi, 10 euro, una famiglia di 3 persone, 4 persone ci vogliono 40 euro, ti mangi 2 panini, ci vogliono 50 euro per vederti la partita, effettivamente è un po' dura. Anche questo però. Quindi io dico, come ho promesso al nostro amico di Campofranco, di fare l'appello, e lo faccio, quindi andate a vedere i vostri veramente, seguite questo gioiellino che si è costruito, andate, poi io dico con la società diminuite il prezzo dei biglietti, andiamo incontro ai tifosi, la verità sta nel mezzo, sì, allora torniamo di nuovo alla partita, quindi per quanto riguarda risultato, che allora il risultato, io vedo un 1 per il Campofranco, perché in casa sappiamo che è un'altra squadra, un'altra situazione. L'Alcamo in questo momento non sta soddisfacendo quello che sono le aspettative tecniche, calcistiche, il calo c'è stato di questa squadra. Incontra una squadra che comunque non dovrebbe perdonare nulla.
Andiamo avanti parlando invece di una squadra che al momento non ha Non perdonato. chiamiamo più sorpresa. No, una squadra che non ha Ecco. perdonato nessuno fino adesso perché il Camarat capolista ospita la Folgore, che non so neanche quale aggettivo ormai, cioè in che situazione, diciamo, può definirla. La fortunata Camarat, Dai, vedi no, incasellato. sicuro, con me non si incavola nato, no. Allora, il Camarat ha l'opportunità, io ho visto le ultime tre partite, ha l'opportunità veramente di chiudere non in bellezza, di più Alla questo, alla grandissima. grande questo girone di andata. Incontra una Folgore che va avanti per forza di inerzia. In casa non fa più un punto e non so per quale motivo. Fuori vende cara la pelle per una questione di orgoglio, di dignità, e questo gli fa onore veramente a questi ragazzi, a questo allenatore che veramente onora il calcio, ma i problemi la Folgore ce l'ha, ed è una candidata, fino all'ultimo alla retrocessione, E tra parentesi perché ancora la situazione non è proprio disperata, perché no, dietro di lei ci assolutamente. sono il Raffadali, il Mazzara e a San E Sebastiano poi comunque la un Folgore è difensore. una squadra che dà filosofia a tutti. Questo A sì. tutti, quindi, però purtroppo i problemi che ci sono, quindi non si possono nascondere. Quindi domani e domenica il Camerat ha l'opportunità di continuare questo turno in marcia che è Ma 31 strepitoso. punti è salvo. Già. Quindi Renato, già sei quasi alla Dai, salvezza, 31 punti è salvo. quindi ma stanno facendo una cosa bella. Io sono Renato fino alla fine tenterà, che io l'ho visto anche nelle interviste, è molto gasato, è veramente È un bel cavallo da corsa, pieno di diciamo. sé, il lavoro che sta facendo, il progetto che sta facendo è veramente bello, quindi continuerà fino alla fine con o senza qualche ritocco, sappiamo che se l'ha fatto anche a Cammarata, quindi con o senza farà fino alla fine questo cammino trionfale. Andiamo Quindi a uno. uno, ok, andiamo a parlare invece di la Leonfortese di Mirto che ospita il Rocca di Bongiovanni. Anche questo, anche Mirto, secondo me non si fermerà. Non si fermerà perché questo l'abbiamo detto tante volte, è fatta bene, questa società è seria, questa società già da 2 o 3 anni, da quando c'è anche, bisogna dare merito anche a Roberto Bellomo, che è il DS, il direttore generale della Leonfortese, veramente sta facendo una cosa veramente professionale, veramente bella. Ecco che io credo in questa Leonfortese, credo nel lavoro di Mirto, e quindi fino alla fine anche la Leonfortese dirà la sua per l'esito finale, e sarà una grossa sorpresa, come lo è il Camarat, una grossa sorpresa. Quindi incontrerà il Rocca, che comunque sappiamo che la corazzata Rocca andrà lì perché è cosciente della forza di questa squadra. Assolutamente. Quindi la solita partita Di contenimento? sì, Ok, è giusto dirlo, ma dico, non è il che gioco stiamo è facendo quello, però la un offside. Leonfortese è una squadra molto, molto ben messa in campo, molto rapida, fa della rapidità, della velocità la propria forza, è una squadra molto giovane ed ha degli ottimi giovani, quindi io vedo un 1 anche per questa partita, non me ne voglio a Bongiovanni, ma deve lottare più del dovuto. Una squadra che ha bisogno di lottare più del dovuto rispetto a quelle che erano le ambizioni, è una squadra che ha il più occasioni di tutti in casa. Mamma mia, che è stata combinata, che è stata Vero, che combinata. sta succedendo a Mazzara? No, Perché guarda. proprio, cioè, parliamoci chiaro. Vanno via, Volevo ritornano, dare la cioè. notizia finale, però non si sa, perché le cose cambiano minuto per minuto. Un amico mio ha Cioè, dovremmo portato. andare domenica, cioè dovremmo in onda domenica mattina per La prima mia ha mandare. portato a far vedere un ragazzo, ha detto mi raccomando, lo deve vedere, poi ha chiamato, guarda che cosa, se ne sono andati quelle 2 persone. Cioè, cambiano le cose minuto dopo minuto e i tifosi non sono esausti. I tifosi non stanno capendo più niente, giustamente Conte, mi raccomando fate sempre i bravi, No, contestazione civile ci sta, contestiamo, capito? che è Cioè giusto che una si pagnolata come in contesta. Spagna con i Bravo, ecco, fazzolettini con i fazzolettini bianchi. bianchi andate a contestare perché è giusto che sia così, però con civiltà sempre, perché i Però ragazzi almeno un po' di meritano. chiarezza, cioè Però un po' di è una chiarezza. situazione veramente assurda, che io capisco che ci sono le crisi, che i soldi nel calcio, come in ogni cosa, non ce ne sono più soldi.
non ci sono più soldi e quindi si fanno molti sacrifici, quindi non è solo Mazzara o ovunque ci sono problemi, quindi è inutile, perché poi è come quello che ha 10 euro in tasca e va a mangiare dove si paga 100 euro a persona, sai, lì pigli tutte le scuse, tutte le sempre 10 euro in tasca, però sai, no, vuole e poi magari cerca il pelo nella zuppa per dire, ah, guarda, io questo conto non lo pago perché c'è il pelo nella zuppa, ma non ti andare a sedere. No, per carità, però tipo, per il progetto che avevano in mente, così alla zona playoff, cioè, dista come minimo 16 punti dalla zona più bassa e 20 dalla terza classifica. Se 8 punti penultimo. Se a Mazzara non si fa chiarezza, ahimè, rischia veramente la retrocessione. Perché c'è una squadra abituata a lottare per questo obiettivo, nel senso tipo il San Sebastiano con cui si erano promosse, poi uscirai con i coltelli fino alla fine, la Folgore che poi veramente a morsi è lì. Lo stesso Raspadale di Bellomo, una squadra di combattimento, l'unico che non è abituato è Mazzara. Io sto mettendo, io sto mettendo un risultato positivo a Mazzara per i tifosi, per un augurio, però io non è che ci credo tanto a questa vittoria, però io gli metto l'uno per il Mazzara per far sì che questa squadra magari faccia questi tre punti ed esca fuori da questo tunnel, perché domani incontro con San Giovanni Gemini, che è una grossa squadra. San Giovanni sta bene, non ha fatto il derby, ma perché San Giovanni va a vincere a Mazzara, però io metto l'uno per i tifosi, perché io non voglio, cioè mica antipatico, ma ce la con Mazzara nella maniera più assoluta, perché io lo diciamo da sempre, Mazzara, Massala, altro, queste sono squadre che dovrebbero stare in alto e giocarsi per vincere il campionato. Ahimè, il Mazzara così, ma veramente non vedo cose per niente buone. Quindi io metto uno per i tifosi che meramente meritano questi tre punti, però il San Giovanni vedete che prende veramente, andrà a fare guerra e fuoco. Passiamo a un'altra partita da guerra e fuoco, perché a Favara arriva il San Sebastiano. Mamma mia, San Sebastiano ha bisogno di punti, il Pro Favara ha bisogno assolutamente di punti, entrambe a 9 punti, no, il Favara è a 12 e il San Sebastiano a 9. Però le ambizioni del Favara sono altre, anche se c'è un casino anche lì societario. Allora, ti posso dire una cosa, Pippo Romano per me è uno dei migliori allenatori che abbiamo noi siciliani, uno dei migliori in assoluto. E alla volta, ecco, quando si parla di fortuna, ecco, anche qua, Pippo alle volte veramente gli gira male e anche quest'anno ci sta girando male. Pippo se fosse un tantino più fortunato allenerebbe in serie professionistica, che è veramente uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Sicilia. Io mi auguro per Pippo che la sorte possa già, perché guarda che è veramente abbastanza sfortunato questo Pro Favara, mi auguro che domenica possa girare la ruota, perché non si può dire niente, perché la squadra gioca e costruisce tantissime palle gol e le conclusioni ci sono, però vanno pochi gol, ma pochi gol, il palo, la salvataggio sulla linea e salvataggio in tuffo di testa incredibile col Massala abbiamo visto delle cose incredibili, anche domenica abbiamo visto delle cose incredibili, quindi tutto gli si può dire all'infuori che non costruisce, non macina il gioco, che non fare gol non ti danno in porta, ma se non ti importa come fai a fare gol, ma questi vanno un sacco di conclusioni in porta, trovano grandi portieri, quindi bisogna che giri un po' la ruota a favore del Pro Favara. Andiamo al pronostico. Io metto l'uno perché penso sempre che questa cosa possa cambiare e San Sebastiano purtroppo, nonostante io ho fiducia in questa società, però manca qualcosa, secondo me questo qualcosa arriverà a dicembre nel mercato, quindi per il momento il San Sebastiano è costretto a fare quello che all'inizio avevamo detto, non dico il fanalino di coda, ma deve lottare per la retrocessione, nonostante il presidente è un vincente, lui vuole giocare sempre per vincere, però presidente, per il giorno d'andata, beccati questo zona play-out e poi per il ritorno vediamo quello che fai. Ritorniamo a Mimmo Bellomo, perché il Raffadali ospita in Serra di Falco all'inseguimento della testa della classifica. Mimmo sta preparando la... perché io Mimmo è molto meticoloso, veramente Mimmo è uno di quelli che vuole giocare a calcio, quindi lui preparerà questa partita nei minimi particolari, ovviamente si gioca le carte che ha in mano. Io intanto volevo
volevo fare un saluto a Salvo Bruno, mi auguro che il centrocampista del Raffadali, mi auguro che stia bene, perché bisogna dire anche che Mimmo è andato a giocare a Marsala e avevano avuto una vigilia veramente disastrosa, che Salvo Bruno si è sentito malissimo durante l'allenamento, hanno veramente impaurito tutto l'ambiente, hanno passato la notte in ospedale, ha avuto un malore non so di che, però ovviamente se hanno poi giocato quindi le cose sono andate a posto, quindi io do un saluto a Salvo Bruno, mi auguro che domenica sia in campo, perché veramente è un ottimo giocatore e serve a questa squadra. Quindi detto questo, parliamo di Sera di Falco intanto. Sera di Falco in settimana il presidente Burgio anche lui si è lamentato di questi spostamenti, queste spese, è una squadra effettivamente che poi alla fine presidente, però su allo stadio per allenarsi a Sera di Falco non c'è. Ora ci andiamo. Quello che ha detto il presidente Burgio, quindi con l'avallo anche di Monti, è esattamente quello che sostenevo io quando sono stato ospite degli amici di Sera di Falco, perché effettivamente è un disagio. Quindi quando io ho detto questo e magari qualcuno ha storto un po' il naso, io ho detto esattamente quello che ha detto il presidente Burgio in un'intervista. Quindi io ho detto che una squadra non può giocare sempre in trasferta, ho detto che una squadra non può allenarsi a Palermo e andare a fare, cioè praticamente una straniera in casa, e ci sono molte spese, la squadra è sempre sola e non può avere l'apporto del pubblico, che in casa il Sera di Falco fa 1000 persone, a San Cataldo ne fa 300 200, quindi è tutto quello che io ho detto al Sera di Falco, perché è una realtà. Infatti ha detto Burgio, io non so se questo modo di fare calcio io possa continuarlo anche nei prossimi anni, ed ha ragione, perché spende una barca di soldi per i campi, perché si allena però io sto fatto degli allenamenti a Palermo, me l'avete cercata pure voi, mi dovete scusare, perché se la squadra è di Caltanissetta, invece di pigliare giocatori di Palermo, si pigliano giocatori di Agrigento, del circondario, e quantomeno gli allenamenti si fanno in casa, la squadra vive nel contesto del paese, i paesani, i tifosi hanno la soddisfazione di averli in giro durante la settimana, la comunità si innamora di questa squadra, mentre così vedono solo squadre a giocare degli stranieri, che venendo una volta alla settimana sono degli stranieri. Quindi secondo me questa, e qua io non vi dovete seccare, ve la siete andati a cercare pure voi, avete preso 20 giocatori di Palermo. L'allenatore può fare, l'allenatore può allenare ovunque, non è che il problema è l'allenatore. No, se l'allenatore dice tutti ad Agrigento, l'allenatore va ad Agrigento. Sì, l'allenatore è il mestiere quello dell'allenatore. Quindi non è un problema di allenatore. Però no, dico, no, i tuoi 20 giocatori di Palermo, è normale che ti alleni a Palermo. Certo. E eviti di fare questo saliscendi. Però se tu pigli 20 giocatori e fai magari uno o due di Palermo, giustamente li paghi e fanno tale scene, poi gli altri li pigli del circondario, perché ci sono, non è che non ci sono Agrigento, Caltanissetta, ci sono tantissimi giocatori Campofranco. Vedi, Campofranco non è che c'ha tutti questi giocatori di Palermo, si allenano a Campofranco tutti, sì. E poi si fanno la partita a Casteltenne, quindi fa esattamente la stessa cosa, a differenza che si allenano a Camposanto. Quindi chi vuole andare a vedere l'allenamento può andare tranquillamente. Quindi anche questa è una questione, uno deve pensarci un attimino, cosa voglio fare io. Quindi per quanto riguarda gli allenamenti di Palermo, io quello non ve la posso dare per buona, perché è una scelta che avete fatto voi. Però il campo no, il campo purtroppo per la società ci vuole, quindi anche il paese, il comune, qualche più, non lo so, fate qualche cosa che... Però dalla serie A in giù si lamentano tutti, comunque adesso ci sarà una nuova legge sugli stadi, sarà ampie garanzie nel senso di velocità di giurisdizionale. Ma non è per... vero, non è vero, no, non è vero, anche la Parma non l'ha fatto la domanda. Ma dico, è messa veramente, l'ESTA ha messo nel nuovo ordinamento
che prenderà a breve 90 giorni sui pensi direttamente. Questa legge sugli stadi, ma per accordo che va dalla Serie A fino alla terza categoria. Sì, ma sono sempre progetti a lungo termine. Faccio un cazzo di nuovo. No, mi dice comunque a lungo termine, non è una cosa, allora c'è da di farlo, fa la domanda, non è che domani gli dicono ecco qua ci sono i soldi da fare il campo, a lungo termine, e intanto si rovinano le famiglie, perché insomma questa gente, beati ad averne di questa gente come Buggio, come Monti, escono soldi di tasca propria. E non è una cosa corretta, non è una cosa corretta, quindi è giusto, io condivido e comunque lo condividevo anche prima, perché queste cose ha detto Buggio, io le ho dette un paio di settimane fa, però il discorso della squadra bisogna farla ad hoc, quindi se mi piglio 20 di Milano è normale che poi 20 di Milano io devo fare questo sale genere, quindi bisogna avere un po'. Il pronostico è stato che ci siamo lasciati un po' andare. Vabbè, sono argomenti che comunque vanno fatti perché alla la fine sarà il pronostico è un gioco. Sì, li sbaglio tutti, quindi. Ma chi se ne frega, dai, intanto lo e allora, quindi Serra di Falco, Pro Favara, no, scusa, perdona, Raffadali Serra di Falco, è normale, io vedo un 2, anche se Mimmo Bellomo gli farà trovare le trappole proprio sotto il pullman, gliele fa trovare, quindi 2 per il Serra di Falco. Dopo una grande vittoria dentro casalinga, la Parma va alle ospite della San Catanzese di Rio Torre Grossa, detto mister punto. Mister Punticino, no vabbè, ma in casa no, San Cataldo in casa veramente è difficile per tutti, figuriamoci per una Parma che ha acceso la luce nel buio della Parma, che si è giocato quasi in notturna l'altro giorno, quasi notturna. Anzi, in notturna, grazie alla genialità dell'aria. E quindi andrà a San Cataldo, dove ovviamente come tutte le squadre che vanno a San Cataldo vanno a trovare un terreno, un campo veramente difficile, però ho fiducia, perché in questo, io vedo che questo diventa serio anche se manca l'ala, l'ala come di nome di fatto, quindi magari c'è l'ala, come si chiama l'ala? L'ala. Manca perché deve scontare un turno di squalifica, quindi la squadra sta bene della Palmoval, è euforica di questa bellissima partita contro il Campofranco. Mi auguro che i ragazzi non vanno molto in alto, perché non avete fatto niente, avete vinto una partita e quindi dovete andare a giocare questa difficilissima partita a San Cataldo, dove io mi auguro, perché io sono amico di Livio, quindi io approfitto per il domenica andarlo ad abbracciare dopo tanto tempo, io mi auguro un X. Per il punticino di Livio, contentissimo, e contentiamo pure Corrado. Punticino che non serve a nessuno invece delle due squadre la prossima partita, quella tra Marsala e Riviera Marmi. Al Marsala serve anche meno, ma anche alla Riviera Marmi, dopo gli ultimi risultati, cioè, deve andare a inseguire, diciamo, la zona playoff. La zona, il Riviera Marmi è una bellissima società, una bellissima squadra, ma in questo momento ha troppe, l'infermeria piena e quindi va a trovare un Marsala in casa del Marsala. Sapete che le squadre sono appaiate a 16 punti, che così sì, ma il Marsala sta facendo una galoppata, una bella risalita alla grande, sta facendo anche bene, c'è entusiasmo, ha ritrovato i suoi tifosi e quelli buoni, quelli belli, ce n'è tantissimi a Marsala ed è di quelli che hanno bisogno questi ragazzi, quindi hanno trovato veramente finalmente il proprio pubblico, quello sano, e quindi secondo me farà sua la partita, si prenderà questi 3 punti e attaccherà questi benedetti playoff che stanno, secondo me stanno aspettando proprio una squadra come il Marsala, questa forza che manca in alto. Come ti ho detto prima, tipo, Marsala ci crede. Io ci credo, ma ci credo pure io, ci credo pure tu. Io ci credo perché comunque ne parliamo e ora vedrai che anche al mercato si muoverà abbastanza bene. Con il GIA di eccellenza abbiamo finito, e adesso ci occupiamo di promozione, Piero. Andiamo direttamente a fare, diciamo, un excursus veloce su quello che sarà, diciamo, la 13ª giornata del girone del campionato di promozione. Intanto ci sono stati i risultati della Coppa Italia, abbiamo il ritorno con Cefalù Montemaggiore, che è finita 0-0, quindi no, è 1-1, e quindi passa il Montemaggiore, Cefalù eliminato. Il Dattilo che ha perso 2-1 contro il Salemi dentro casa, però in virtù del 3-0, diciamo, passa il turno.
Il Ligny di Trapani che vince con il Paceco in questa special derby, però 7-1 il Paceco ha vinto tipo A tennis, a tennis, aveva giocato il primo set, era finito 7-1. I Delfini 3-3, una partita spettacolare contro il Monreale, hanno fatto molto turnover, Ah, tu sai qualcosa? Io non so niente di sì, molto turnover da entrambe le squadre, comunque molto divertimento per chi è andato a vedere la partita, comunque in virtù del 4-1 della partita precedente passa il Monreale, e Castelbuonese l'altra è Santa Gioiesa. contro Santa Gioiesa, la Castelbuonese passa il turno, mi sembra, Stranieri. sì, stranieri perché fanno parte del girone B. 3-2 per la Castelbuonese e continui il suo trend di vittorie consecutive in virtù anche del 3-0 dello scorso turno di Coppa e quindi accedono alla fase successiva alla competizione. Invece adesso passiamo al campionato con il CUS Palermo che ospita il Frugatore, il CUS Palermo che viene da una vittoria fuori casa con il Castellammare e adesso si ritrova dentro casa il match point per levarsi queste zone calde della Io classifica. spero che il CUS, dopo la vittoria, la bella vittoria a Castellammare, spero che magari a livello di autostima possa trarre vantaggio di questa situazione e possa far sua questa partita contro il Furgatore, che comunque è una squadra, una compagine che ci può stare, perché come equilibri sono quelli, a 11 punti il Furgatore, e quindi sono lì, quindi al CUS occorrono questi 3 punti. Con una vittoria si leva dalla E zona secondo caldissima e me quindi può. ha questa opportunità, a questo, quindi io vedo un 1 per gli amici del corso. Carini Cefalù invece adesso. Ma Carini ce fa lo, Il Carini. Carini deve dimostrare, ancora di Carini non ha dimostrato nulla, le chiacchiere, i discorsi, sono tutti belli, però gli amici di Carini Presidente, a Roberto Guarneri, tutti che dobbiamo vedere i fatti. Di fatti ne abbiamo visti veramente pochi, risultati ce ne sono stati pochi, c'è stata qualche cosetta contro il Castellammare, di una reazione di carattere, però ancora non abbiamo visto nulla, quindi si incontra un Cefalù che fuori casa sembra Secondo me il Cefalù migliorare, fuori casa perché gioca perché non meglio. deve fare Esattamente. la partita, è isso che sei Non bravo, deve fare la partita e comunque sia, chiudendosi dietro, riparte in contropiede con dei bene, giocatori molto bravo, rapidi negli bravo, bravo Salvo, bravo. spazi e trovano le migliori occasioni. Bravo Quindi Salvo, perché fuori casa un rendimento un eccelso. futuro buon allenatore Salvo, quindi sarà una partita dura per il Carini, quindi io, come logica, io vedo un 2 e mi auguro comunque che il Carini possa trovare quella forza e quel carattere che ha dimostrato contro il Castellammare, che in 9 è riuscito a pareggiare questa partita con una squadra veramente forte. Allora, un'altra squadra veramente forte è il Dattilo che ospita lo Strasatti, ma qui non penso che ci aspettiamo sorprese. Allora, io non ho notizie dello Strasatti, perché non so perché, No, ci sono stati movimenti, movimenti, però è un ma po' di confusione, cioè. attuali, cioè hanno cambiato qualcosa anche in corso d'opera, quindi qualcosa ha cambiato, però vedremo, quando abbiamo più notizie possiamo parlare in modo più approfondito, quindi io penso che il Dattilo non possa mancare, tranne che ci siano delle cose strane, assurde, però l'uno non lo toglie nessuno. Trasferta a Favignana per i Delfini. I Delfini Cristian Perricone Tu fanno che questa ne trasferta a sai? I Delfini è la tua No, squadra. no, 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 Ah, no, anche assolutamente, tipo, con Cristian ci vediamo spesso e quindi abbiamo l'opportunità di parlarne. Intanto si cerca di cambiare questo trend, lui sta lavorando molto sulla testa dei ragazzi, che poi alla fine l'ambiente è bellissimo, che i ragazzi si sì, divertono, ma i risultati lavorano non bene, i risultati non vengono vengono, perché Salvo. purtroppo, cioè, mancano, sai che cosa, quella malizia che magari ho comunque sia quell'esperienza per mettere dentro di determinate occasioni. Perché in allenamento invece tipo io li ho visti un mantovanesimo paio di volte e comunque i due meccanismi sembrano liati alla perfezione, che poi sono entrati in Secondo me si fila. deve andare più sul concreto. E beh, adesso c'è il rientro di Boscaini del mercato, quindi avranno il centravanti e quindi Ma a parte già. questo si deve andare più sul gioco, tutto quello che lo sa, perché abbiamo parlato con Christian e io ho detto ritorniamo al gioco del terra-terra, perché quando occorrono i risultati non si sta lì a guardare per il sottile, perché se io faccio il bel calcio, Vabbè, però dico, io sto ma retrocedendo. il Dattilo per esempio è andato a giocare là a Palermo, facendo Bravo. comunque sia barricate, lanciando Bene, Parisi che ha bene, fatto due gol. quindi voglio Però dico dire, attenzione,
i Delfini non è che hanno un giocatore come Parisi, certo, davanti, certo, ecco, perché dobbiamo dire pure questo. Come fai tu? Se qualora tu hai delle individualità così a questo livello. Bene, però quello che dico io è intanto cerchiamo di mettere un po' di piede in cascina. E poi se dobbiamo andare più sullo spettacolare o sullo spettacolare, perché qui si rischia veramente di retrocedere. E comunque complimenti alla società dei Delfini, complimenti a Tarantino, perché Christian ha l'opportunità di lavorare in una società dove lo lasciano tranquillo, e che in un'altra società l'allenatore era già sarebbe saltato, e quindi non si sarebbe a Favignana. A Favignana io metto l'uno, perché sappiamo che a Favignana è una piazza, però attenzione, fermo restando, noi tifiamo ufficialmente Delfini, quindi però dobbiamo dare l'uno, perché siamo obbligati a rispettare quello che è la testa, non il cuore. Potrebbe essere uno anche Ligny Montemaggiore, perché il Montemaggiore forse ha avuto, rispetto a come a un, forse a un paio di settimane fa, è leggermente, non lo so, è forse. Dice, ha incontrato il Monreale, sì, e ora ha passato il turno infrasettimanale contro il Cefalù, in casa Cefalù. Io invece non credo, sai, secondo me il Montemaggiore sta facendo il suo cammino regolare, perché non è che vuole vincere il campionato. No, perfetto. Alla fine si sta facendo il suo campionato. Comunque noi mettiamo nel pronostico, io l'uno lo mettiamo, perché la Ligny è andata a vincere in trasferta, e penso che sia nelle aree dell'entusiasmo, continuerà anche in casa, quindi con il pronostico io metto l'uno, però io mi aspetto qualche cosina dal Montemaggiore. E adesso invece super big match, no, incredibile. Ma perché l'avete messa di E allora andate a quel paese, scusa. Ma perché l'avete messa di nome? Non ci sono partite sabato, avremmo fatto il pienone. Andate a quel paese. Giuseppe, no, Presidente, proprio la scafazzata. Ma la scafazzata, perché la facevi. Dai, facevi il pienone, tutti venivano. No, non verrò, io non vengo, te lo dico adesso, Monreale comunque sia, Monreale Pacheco. Forza Monreale però, eh. Monreale Pacheco. Uno, perché Davide Rizzo. Davide Rizzo. Sì, ma abbiamo lo stesso schema. Ma io ce l'ho Davide Rizzo, mica ce l'hai tu. Quindi Davide l'Oscar ti do, però attenzione, se ci incontriamo un Pacheco, questa è una squadra forte, una squadra organizzata. Approfitto a fare complimenti agli amici dei giovani forti, dei giovani forti. Stanno facendo, a Pacheco sta avendo un campionato eccezionale, giustamente noi scherziamo perché siamo di Palermo e tifiamo Monreale, però il Pacheco ha preso la testa e difficilmente la molla, quindi sarà veramente una grande. Allora, questo è l'esame di maturità del Monreale, è inutile, se il Monreale ha intenzione di vincere il campionato e di essere promosso, deve vincere questa partita. Mi dispiace mettere pressione forse. No, la pressione ci va, ma mica sono bambini qua, parliamo di una squadra che tutti hanno fatto l'eccellenza, tutti, quindi non c'è bisogno di. Non penso che possa subire l'eccellenza, la pressione i bambini, ma non loro. Quindi uno per il Monreale, però Giuseppe la potevi fare di sabato. No, questa è stata veramente. Non mi è piaciuto. Real Calcio Saremi invece chiude la giornata della tredicesima giornata del girone di promozione. Ma io voglio dare fiducia a questo Real Calcio, perché voglio che questa squadra possa venire fuori, incontro un Salemi, che quindi sarà una partita molto difficile, però voglio dare fiducia al Real Calcio, quindi io metto l'uno ai ragazzi del Real Calcio. Ricordandovi che comunque riposa il Castellammare, quindi per questo turno si ferma. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Lunedì / martedì, dipende che impegni abbiamo al di là di lavorativi. Comunque sia, sempre un grande ringraziamento a Mister Piero Gatto. E a Salvo Sorci, grazie a tutti. Soprattutto a voi da casa. Una cosa, se avete qualcosa da dire, da segnalarci, tanto rimanete anonimi. E-mail, noi le leggiamo, li valutiamo e se è il caso li commentiamo in trasmissione. E soprattutto mettete mi piace e condividete i video e la pagina. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.